Sì, abbiamo richiesto l'audizione dell'assessore Sanzo per capire quali saranno gli obiettivi e quali sono gli obiettivi di questa amministrazione nei confronti della gestione dei rifiuti e quindi volevamo avere un primo quadro e capire bene qual è l'andamento, perché riteniamo, e lo abbiamo detto più volte sia sui nostri organi di stampa, che l'amministrazione ha avuto un andamento un po' schizofrenico. Prima raccoglie fa una raccolta differenziata attraverso i centri di raccolta mobile, dopodiché nell'estate elimina i centri di raccolta mobile, contestualmente arriva una bolletta della Tares che è molto pesante. All'interno, noi lo diciamo da tempo, che all'interno di questa bolletta stiamo pagando il mancato raggiungimento degli obiettivi. Ricordo che c'è una legge del 2008 che prevede che la differenziata entro l'anno scorso arrivasse al 65% e quest'anno raggiunga l'80%, in realtà l'amministrazione comunale dopo 3 anni è ferma al 40%, quindi qualcosa che non funziona c'è, questo malfunzionamento lo stanno pagando i cittadini in termini sia economici sia anche di salute, perché tutto quello che non viene differenziato va nell'inceneritore, viene prodotto a diossina la respiriamo, la mangiamo, la beviamo e quindi è proprio un discorso che ci riguarda tutti da vicino. Questo il nostro obiettivo è arrivare a rifiuti zero, abbiamo sentito dall'assessore che è anche quello dell'assessore, e quindi a questo punto si tratterà di decidere quale sia la metodologia migliore per arrivarci in minor tempo possibile.